Salgono le colonnine di Mercurio e via, tutti in viaggio per le tanto agognate vacanze. Vacanze coi fiocchi, almeno questo è l'augurio rivolto agli automobilisti dall'assessorato ai lavori pubblici della Regione Lazio e l'Osservatorio istituzionale per l'educazione stradale e la sicurezza nella circolazione, che per il quarto anno consecutivo sostengono la campagna nazionale per la sicurezza stradale. Primo testimonial dell'iniziativa, l'assessore Bruno Astorre, che con l'aiuto di volontari ha distribuito materiale informativo e dispensato consigli agli automobilisti in transito al casello di Roma Sud. Oggi è una iniziativa molto importante perché sensibilizziamo coloro i quali iniziano a partire per i periodi festivi. Oggi è il primo weekend denominato Bollino Nero. Quest'anno l'iniziativa Vacanza coi Fiocchi è centrata sull'uso del cellulare in macchina. Raccomandiamo a tutti gli automobilisti che vanno in vacanza, ma anche tutto l'anno, di spegnere il cellulare e di accendere la prudenza. Ma sicurezza stradale significa anche qualità delle infrastrutture e costante monitoraggio delle reti viarie. Autostrada è impegnata sia su una sicurezza passiva per gli utenti con la riqualificazione di tutta l'infrastruttura, ma soprattutto anche con impianti che vanno come il tutor a influire sul comportamento dell'utenza. Quello che noi possiamo raccomandare come sempre sono le misure di sicurezza, che bisogna rispettare a distanza di sicurezza, allacciare le cinture, anche quelle posteriori, che è sempre molto importante, ma soprattutto rispettare la distanza, perché è sempre la distanza tra un veicolo e l'altro quello che poi alla fine, insieme alla distrazione, può comportare quei tamponamenti e quei disagi che poi ne conseguono quando abbiamo queste giornate così intense di traffico. Quello per la sicurezza è dunque un lavoro di concerto che, stando ai dati della Polizia Stradale riferiti ai primi mesi del 2009, ha già raccolto i suoi primi frutti, con un calo delle vittime di incidenti nel fine settimana del 23% rispetto allo stesso periodo del 2008. Un segno che la cultura della sicurezza sta facendo breccia nelle coscienze degli automobilisti, che sembrano conoscere bene le regole per una guida sicura. Ovviamente la prima cosa è la sicurezza e bisogna andare ovviamente piano. Siamo ben tutti con le cinture, cellulari spenti, si usano solo quando ci serve aiuto. Tutti pronti dunque, almeno a parole, a vacanze con i fiocchi, ma l'attenzione rimane alta e l'Osservatorio istituzionale per l'educazione stradale e la sicurezza nella circolazione della Regione Lazio torna a rivolgersi alle famiglie con nuovi progetti già in calendario. Dopo aver concluso la campagna regionale, le attività dell'Osservatorio per l'educazione e la sicurezza stradale continueranno, avendo come obiettivo non soltanto i giovani ma anche le famiglie. Partirà infatti a settembre un serial televisivo di educazione dal titolo La famiglia guidi sulle principali emittenti regionali, perché crediamo che intensificare le campagne di comunicazione aiuti a raggiungere un obiettivo importante, di ridurre ulteriormente il numero delle vittime degli incidenti stradali nel Lazio.